Teatro Nicola degli Angeli di Montelupone è una rarità architettonica nascosta all'interno dell'ottocentesco palazzo comunale nella piazzetta salotto del centro storico medievale. Proprio tra il Settecento e l'Ottocento nelle Marche si diffonde la costruzione di numerosi teatri municipali attraverso una sorta di gara di rivalità locale della borghesia emergente. Si tratta certamente di un fenomeno culturale rilevante, caratterizzato da diffuso interesse per il melodramma e per il teatro dell'opera. Tutto ciò è influenzato anche dalla presenza di musicisti di fama europea come Gioacchino Rossini, Joan Battista Pergolesi, Gaspare Spontini, Lauro Rossi. A Montelupone nel 1846 nasce l'associazione con 34 aderenti finanziatori per la costruzione del teatro all'interno del nuovo palazzo comunale recentemente costruito. Nel 1869 il comitato promotore ottiene l'adesione del comune e soprattutto un progetto firmato dall'architetto Ireneo Aleandri, era uno degli architetti più affermati nel tempo, autore qualche decennio prima dell'Arena Sferisterio di Macerata. Un autentico miracolo urbanistico architettonico, commissionato da 100 cittadini maceratesi per il gioco del pallone a bracciale. Ma solo nel 1884 il progetto definitivo viene consegnato dall'architetto Giuseppe Sabatini, che nel frattempo aveva sostituito Aleandri. L'inaugurazione avviene nel 1896 e rappresenterà non solo il biglietto da visita culturale, soprattutto sarà l'anima di Montelupone e dei suoi cittadini. Verranno rappresentate opere musicali di diverso genere e del teatro di prosa. Già nei primi anni del Novecento farà il suo ingresso il cinema, che diverrà stabile dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si svolgeranno anche grandi veglie danzanti fino all'inizio degli anni Ottanta. L'ultimo dell'anno e nei giorni di Carnevale si sono svolti i veglioni della notte con intere famiglie che trasferivano per una volta la loro vita nei palchi del teatro. È stato anche il luogo di filodrammatiche entro cui sono passate tante generazioni di ragazze e ragazzi. All'inizio degli anni Ottanta il teatro si chiude per un profondo restauro. Rimarrà chiuso per 18 anni. Nel 2001 riapre le porte restituito al suo splendore originale. La sala a ferro di cavallo, i 29 palchi, la balconata continua del loggione, l'affresco della volta della platea sospesa nel cielo aperto con putti adolescenti musicanti costituiscono le principali caratteristiche del teatro, come anche la graticciata, l'antico sistema a travi di legno e corde per il cambiamento di scena, rimasto pressoché intatto. Oggi, con l'impegno di volontari, costituisce un punto di riferimento per le visite dei turisti che il più delle volte rimangono sorpresi dalla bellezza del Teatro Nicola degli Angeli. Thank you.
Thank you.